Benvenuti amici di MobileOS, quest'oggi non stiamo facendo una recensione di un dispositivo, ma stiamo facendo una prova riguardo un'applicazione molto interessante che secondo me dovrebbe essere conosciuta da tutti quanti gli utilizzatori di Windows Phone. Per questo provo a divulgarla a chi non la conosce. Si chiama Cartelle, è un'applicazione di Nokia scaricabile dal market ed è particolare perché permette di creare proprio delle vere e proprie cartelle sulla schermata principale di Windows Phone. Quindi basta andare qui, basta quindi andare su più, chiamiamo questa cartella, la chiamiamo, non so, app, ma giusto così, e praticamente possiamo andare ad aggiungere queste applicazioni che lui ci dà all'interno. Quindi magari possiamo aggiungere 1, 2, 3, 4, 5, ad esempio. Diamo l'ok e possiamo tra me ancora andare ad aggiungere altre cose. Scegliamo quest'altro aggiungi, invece la cartella viene aggiunta allo start. Io ho già fatto una cartella prova, eccola qua, con le nostre applicazioni. Possiamo naturalmente anche aggiungere altre, rinominare, vedete tutte quante le cartelle che abbiamo, molto interessante, e soprattutto possiamo andare anche, vedete, a spostare uno sopra e uno sotto queste applicazioni. Questa naturalmente era la carta che abbiamo fatto prima di prova, questa è la carta che abbiamo fatto attualmente con le app. Un'applicazione secondo me molto molto interessante per appunto i Windows Phone, che tutti quanti dovrebbero conoscere, perché è un'applicazione che ci fa risolvere tanti problemi, soprattutto quello che magari da chi passa da Android o da iPhone a Windows Phone, che appunto è la mancanza delle cartelle e questa serie di quadratini che sono utili, ma magari alle volte potrebbe essere utile raggrupparli. Sicuramente poi ci aiuta il fatto che su questo tablet di Nokia è molto ampio lo schermo, invece sui dispositivi più piccoli abbiamo solo questa parte, non c'è questa destra, e quindi sicuramente dobbiamo scorrere molto di più per andare a vedere tutti i vari quadratini delle nostre applicazioni che vogliamo mettere sulla schermata start di Windows Phone. Direi quindi che per questa mini recensione di questa applicazione è tutto. Spero che vi abbia fatto vi abbia dato in sostanza un'informazione utile per voi e gradita. Direi che quindi è tutto per mobileOS.it, Mauro degli Innocenti. Ciao!